Jim Ryan, presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, si è concesso una ricca intervista ai microfoni di Games Industry in cui ha ripercorso la sua lunghissima carriera in Sony, prestandosi a qualche riflessione interessante sul passato, presente e futuro. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale attivando le notifiche per non perdere nemmeno un video di EveryEye.it. Gli aspetti toccati nel corso della chiacchierata dal dirigente della compagnia giapponese sono molteplici, per una bella panoramica su una carriera che, seppur con ruoli ovviamente diversi, va avanti con successo da ben 27 anni. L'elemento forse più intrigante emerso dalle parole di Ryan riguarda la volontà di espandere il più possibile il bacino di utenza dei videogiochi, oggi diventati una parte integrante del concetto di intrattenimento globale, eppure non ancora così universali. La cosa che mi entusiasma di più è che il gaming sta diventando sempre più onnipresente, e questa ubiquità cresce col passare di ogni anno e di ogni generazione di console, ha spiegato il CEO. Ci vorrà del tempo, ma non vedo ragioni per cui i videogiochi non possano diventare presenti quanto la musica, il cinema e la televisione. Ryan è entrato anche nei dettagli facendo riferimento ai numeri. Secondo il presidente, anche per merito degli avanzamenti tecnologici, i videogiochi sono ormai diventati opere sempre più rifinite, strutturate e complesse, veri e propri capolavori dell'ingegno umano, che tuttavia, per la natura stessa del mercato, sono ancora limitati a numeri incredibilmente bassi rispetto al loro effettivo valore. Oggi il pubblico per un titolo enorme è di 20 o 30 milioni di utenti, e la cosa per me è frustrante. Sogno un mondo in cui centinaia di milioni di persone possano godersi un videogioco. È anche in quest'ottica, per così dire, quasi un po' sociale che è stata indetta l'iniziativa Play at Home, in modo da intrattenere le persone confinate in isolamento dal Covid-19 con produzioni di indiscussa qualità. Ryan, che si è detto particolarmente soddisfatto dell'idea, ha confessato che sono stati addirittura 60 milioni i download dei titoli offerti gratuitamente. Ryan ha svelato anche vari retroscena sulla sua carriera, iniziata in vista del lancio della prima PlayStation. All'epoca c'era di fatto un mercato ancora da creare in Europa, e sulle prime si è dovuto persino occupare delle scrivanie da acquistare per l'ufficio di Francoforte, destreggiandosi da varie difficoltà. Negli anni, poi, PlayStation è diventato un brand planetario e amatissimo, con giochi spettacolari, una community a supporto a suo dire unica e una coolness senza pari. Elementi che sono validi ancora oggi e che non a caso hanno alimentato lo strepitoso successo di PlayStation 5, una console che, nonostante il lancio durante una pandemia e difficoltà di assortimento, sta macinando record su record. Ryan, a tal proposito, si aspetta che PlayStation 5 possa affermarsi come la macchina Sony più amata e di successo dell'intera storia dell'azienda giapponese, battendo i record incredibili di PlayStation 2. Ora la parola passa a voi. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Jim Ryan? Credete sia possibile il futuro auspicato dal dirigente Sony? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.